Ciao bella gente, benvenuti al mio canale. Io sono Amal e oggi ho fatto una maschera meravigliosa per i capelli, meravigliosa. Come vedete, come sono molto definiti i miei capelli, che tra l'altro è molto 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 semplice da fare, che io di normale quando faccio un impacco la maschera per i capelli la uso il giorno prima e la lascio agire per tutta la notte e dopodiché il giorno seguente lavo i capelli e tutto il resto. Questa è rapidissima, in un'ora vi dà un effetto meraviglioso sui capelli, vi piacerà tantissimo, vi idrata tantissimo i capelli, come vedete, guarda il riccio com'è bello, guardate il bello. Definito, ma allo stesso momento vi dà la possibilità di avere i capelli voluminosi, belli, ricci, fantastici, luminosi, voluminosi, tutto in una maschera. Mi è piaciuta tantissimo, quindi ho deciso di condividerla con voi. Spero che vi piace. Mi raccomando, pubblico su YouTube 2 volte alla settimana, mercoledì e domenica. Mi raccomando, se vi piace il mio video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un like e un commento se vi piace il mio video. Arriviamo Vi alla lascio al preparazione video tutorial. della maschera, un impacco per i capelli. Io ho preso una tazza, l'ho riempita con metà di acqua dalla bottiglia e non dal rubinetto perché qua a Valencia contiene un sacco di calcare. Aggiungo un'infusione ai frutti rossi che contiene i mirtilli, contiene i, come si chiama, l'arandanos, che sarebbero le more e barbabietola. Perché come sapete i frutti rossi, tutti i frutti o le verdure che hanno colore contengono antiossidanti. Ho aggiunto 6 pastiglie di spirulina e lascio agire, comunque l'acqua ancora calda, e lascio agire almeno per 10 minuti. Dopodiché aggiungo olio di avocado, qualche goccia. Ovviamente voi potete utilizzare l'olio extravergine se non avete l'olio di avocado. Ho aggiunto l'olio di fieno greco, se non ce l'avete non è un problema, potete utilizzare altri oli. La cosa fondamentale è l'olio di ricino che rinnova il capello, è fantastico, idrata e ristruttura il capello. Qualche goccia. E poi ho aggiunto olio di karité, se avete il burro di karité va benissimo. Qualche goccia e balsamo. Io uso la dose industriale e quindi metto un bel po' di balsamo. Ovviamente di qualsiasi marca, eh. Dopodiché mescolo il tutto, vado a frullare il tutto. Il risultato è questo, come vedete. Adesso vado ad applicarlo. Ecco la parte che fa pena: svegliarsi al mattino con i capelli effetto paglia. Orribili. La spirulina è un'alga tropicale antichissima, ricca di proteine, aminoacidi, grassi. Omega 3, ragazzi, omega 3, vitamina B12 e antiossidante e ricca di minerali. Cosa serve la spirulina per i capelli? Soprattutto rinforza i capelli ricci, secchi, sfibrati, danneggiati, dona volume e morbidezza, ottima ovviamente per i capelli ricci, combatte la forfora, viene usata anche contro la caduta dei capelli perché contiene zinco. Gocciola un pochino, però io adesso vado a mettere un asciugamano e la lascio agire per un'oretta più o meno. Dopodiché è passata l'ora, ho lavato i capelli, adesso andiamo a prepararli per l'asciugatura. Vi faccio vedere come preparo i miei capelli.
Come sapete, i capelli rossi perdono tantissimo il colore a ogni lavaggio. Io la mia tecnica rapida è quella di mettere il pigmento oppure il colore del Crazy Color direttamente sulla spazzola e comincio a spazzolare i capelli. E uso questo balsamo che non si risciacqua, quello di Lola Cosmetic, che mi trovo da Dio, che tra l'altro idrata, ma nello stesso momento non idrata troppo, quindi mi permette di usarlo su tutto il capello, dalla radice fino alla punta. Come vedete, la mia tecnica di creare il riccio, quello di spazzolarlo proprio sul bordo del pettine. E come vi avevo fatto vedere nei video miei precedenti, per quanto riguarda la preparazione dei capelli, usavo un'altra spazzola che l'avevo comprata da un bazar marocchino. Purtroppo, storia Covid, sono un po' fuori Valencia e quindi mi si è sfasciata completamente, mi si è sfasciato il pettine che avevo e quindi mi arrangio per il momento con questo pettine che non è neanche male. Come vedete, il riccio come esce bello, 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 bello. Adesso mi do a rock and roll, così separo le ciocche, separo il riccio, così viene il riccio definito, ma nello stesso momento separato. Ho scelto questi ingredienti perché chi non sa o chi sa che i frutti rossi e le frutta e verdura che contengono colori, quelle che le tagli proprio col coltello, esce il colore, sono frutta e verdura che contengono tantissimi antiossidanti, quindi vanno benissimo per la pelle, per il viso, per i capelli. Se antiossidanti significa sono ingredienti o sono prodotti che combattono l'invecchiamento della pelle o l'invecchiamento per i capelli. Io questa maschera mi piace tantissimo, la userò più di una volta, mi è piaciuto l'effetto, spero che piaccia anche a voi. Guardate il riccio meraviglioso che mi ha dato. Io l'ho fatta asciugare a naturale i miei capelli, non ho usato assolutamente phon, niente, non ho fatto niente, quindi vi faccio vedere come gli do volume ai miei capelli. Faccio vedere nell'immediato. Allora, prima di tutto infilo questo aggeggino che l'ho pagato 1,50 euro nella radice, perché così non mi rovina il riccio esterno, li punta. Rimangono belle, belle ricciolose. Infatti la parte davanti, per non filare davanti. A me piacciono i capelli voluminosi. Mi piace il riccio definito, dipende dall'occasione, sinceramente. A me, cioè, lavoro più su il volume. Guardate la differenza. Riuscite a vedere la differenza? Ah! Però vedete, il riccio non lo rovina, li separa solo. Li separa, fa respirare il riccio, perché ovviamente quando vi vengono i capelli ricci definiti è un insieme di capelli che creano quel riccio, quindi per darle quell'effetto tipo elastico sono insieme di capelli. Io li separo perché mi stanno sul cavolo. Voglio separarli. Il risultato è stupendo. Mi piacciono tantissimo. Comunque, bella gente, spero che sono stata utile. Spero che vi sia piaciuto il mio video. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e su Facebook. Per qualsiasi informazione richiesta, sono a vostra disposizione. Grazie, bella gente. Se vi piace il mio video, mettete un like, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao, bella gente. E ci vediamo domenica. Ciao, belli.